nostro nome è appunto quello di un animale, il Sula, questo animale simpatico, questa bella pancia, questo aspetto caratteristico dell'uccello grosso, goffo. E personalmente penso che sia un bel nome per un gruppo. Quando avete iniziato a suonare insieme? Questa formazione è in piedi da poco, perché abbiamo un nuovo membro, il bassista Mirko, cui siamo affezionati perché faceva parte di una vecchissima formazione in cui suonavamo io, Sasio e un altro batterista. Il progetto Sulla Ventre Bianco nasce nell'estate del 2007. E come obiettivo ha quello di fare la buona musica che abbiamo in mente. Qual è la musica che avete in mente? La musica che abbiamo in mente è appunto quella che abbiamo dentro, nel senso che ognuno di noi ha un bagaglio di ascolti molto vasto, che però si incentra sempre comunque intorno al rock alternativo, grunge, qualcosa di metal. Personalmente ascolto un po' di metal, non so gli altri. E questa musica è quindi un connubio di tutte queste caratteristiche che ognuno di noi porta dentro. Credo che il prodotto sia, almeno per noi, valido, simpatico, attraente. Ragazzi, i napoletani dove vi possono trovare? I napoletani ci trovano su internet, al sito myspace.com/sullaventrebianco, su Facebook c'è un gruppo appunto che prende il nome di Sulla Ventre Bianco, ci trovano sui muri quando suoniamo, se suoniamo, con le locandine. Ci trovano in vita ancora non so per quanti giorni.